Danilo e Giulia, protagonisti del Grande Fratello, potrebbero essere diventati una coppia. Nella notte, hanno dormito insieme e i movimenti del piumone hanno suscitato dubbi, suggerendo che tra loro ci sia stato qualcosa di più di un semplice abbraccio. Solo loro sanno cosa realmente è accaduto, ma è evidente che ci siano stati momenti intimi che due semplici amici non condividerebbero mai. Poco prima, Giulia e Giglio avevano avuto un malinteso. Durante una conversazione, Giglio le aveva spiegato di aver scelto di dormire in un altro letto dopo averle detto buonanotte, poiché aveva notato che non aveva risposto e pensava che lei volesse mantenere le distanze. Si è quindi trattato di un semplice fraintendimento. Giulia, al di fuori della casa, ha un fidanzato che le ha anche regalato un anello del valore di 50.000 euro, un quarantenne toscano non coinvolto nel mondo televisivo. Tuttavia, Giulia ha chiarito che con lui si è trattato solo di una frequentazione estiva. Hanno concordato di vedersi dopo il reality, ma senza vincoli, lasciando aperte tutte le possibilità. Giulia si sente libera di avere diverse relazioni e ha affermato che con Giglio c'è un'ottima intesa. La ragazza ha descritto il loro legame come in crescita, fondato su sincerità, complicità e semplicità, sottolineando che si tratta di un rapporto puro e rispettoso, al di là dell'attrazione fisica. Inoltre, Giulia ha evidenziato l'importanza dell'ascolto e della comprensione nel loro rapporto, affermando che è troppo presto per costruire qualcosa di solido, per ora preferisce mantenere l'amicizia. Ha anche espresso timore di ferire se stessa, sebbene abbia lasciato il fidanzato fuori, desidera vivere pienamente la sua esperienza all'interno della casa. Non ci sono promesse con il fidanzato, ma si sono detti di affrontare la situazione uno giorno alla volta, e di valutare cosa sentirà una volta terminato questo percorso. Al momento, Giulia sembra più concentrata su se stessa e sulle sue emozioni attuali, piuttosto che sulle aspettative per il futuro.